Caldo infernale nelle carceri, anche a Ranza adesso c'è l'incubo, sovraffollamento e temperature alte. Area verde in via delle province, ancora detriti e degrado nonostante l'intervento del comune. Cambio nelle deleghe degli assessori della giunta De Mossi, le liste civiche tranne una escluse dalla discussione politica. Ritorno del pubblico al Palaestra, Menzana ed Emma Villas soddisfatte, finalmente ci basta il 35%, tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Anche la provincia di Siena sta facendo i conti con la settimana più calda dell'estate, un problema enorme anche e soprattutto per le carceri che sono sovraffollate, come ad esempio quello di Ranza a San Gimignano, il servizio di Simona Sassetti. Le temperature in aumento sono la scintilla che fa scoppiare un incendio di sofferenza all'interno delle carceri. Anche al carcere di Ranza, come nella maggior parte delle carceri italiane sovraffollate, la situazione d'estate diventa estrema e allarmante. Sono 277 detenuti rispetto ai 235 posti e ci sono ancora in un carcere come Ranza di alta sicurezza alcune persone strutturalmente ormai radicate a Ranza che sono di media sicurezza. Si tratta di alcune persone che devono essere separate dai detenuti di alta sicurezza e devono quindi occupano un'ala di Ranza, che d'altra parte ha per l'appunto invece un'altra ala impegnata in lavori che sono necessarissimi, perché il problema chiaramente è molto grave, aggravato dal caldo, ma è un problema strutturale, deriva anche dalla fatiscenza di queste strutture. Ancora oggi moltissime persone detenute bevono l'acqua delle bottiglie, quindi comprano l'acqua in bottiglia per bere, talvolta anche per lavarsi, quindi c'è una situazione comunque di penuria, diciamo così, di approvvigionamento idrico che diventa ancora più importante, ancora più drammatica ovviamente in estate, e quindi in violazione di quel cardine, quel principio cardine che è il divieto di tortura, ma non solo, anche di trattamento disumano e degradante. E questo quindi rimane il tema principale, ovvero il sovraffollamento che con il caldo diventa un grande problema. Situazione diversa quindi al carcere di Santo Spirito, che grazie alle predisposizioni del carcere e anche al numero ridotto di persone al suo interno non sta vivendo tali disagi. Il carcere di Siena è diciamo una situazione particolare nel particolare, perché è un carcere molto piccolo, è una casa circondariale, è realizzata nella struttura di un vecchissimo convento, quindi l'immobile è antico, diciamo, sia come struttura che come edificazione, e comunque in questo momento ospita poco più di 50 persone, quindi diciamo nella situazione sicuramente problematica di questo momento, in certe situazioni carcerarie, in certe strutture carcerarie, diciamo, il carcere di Siena non presenta particolari problemi. Cambiamo argomento, la campagna vaccini in spiaggia, partita sabato scorso e che toccherà tutta la costa toscana, sta registrando tantissime adesioni, per lo più da parte di giovani e giovanissimi. Un segnale importante che, visto il grande successo, potrebbe essere replicato anche in altre località turistiche toscane dell'entroterra, come annunciato dalla direttrice sanitaria dell'ASL Toscana Sud-Est, Simona Dei. L'iniziativa Vaccini in Spiaggia, partita sabato 7 luglio da Follonica, in corso lungo tutta la costa maremmana, sta letteralmente superando ogni aspettativa. Tantissimi giovani che stanno aderendo a questa campagna vaccinale direttamente dalle loro mete di vacanza in questo agosto 2021. Un successo che premia questa iniziativa ideata dalla Regione Toscana e coadiuvata dalla ASL Sud-Est e dalla ASL Nord-Ovest, che è indirizzata a tutti, ma in particolare ai giovani e giovanissimi, ancora meno immunizzati rispetto alle altre fasce d'età. Sta andando molto bene, anche meglio rispetto alle nostre previsioni, perché è vero che ci sono tanti turisti e tante persone, però in genere quando uno va in spiaggia o va al mare pensa a tutto fuorché alla malattia e quindi a vaccinarsi. E invece abbiamo una grande attenzione sia nella prenotazione sia nell'accesso diretto, quindi vuol dire che le persone si passano la parola e la cosa è risultata interessante. Un successo che sicuramente ha dato un input importante alla regione e alle ASL, che potrebbero far approdare
questa campagna vaccinale così riuscita, magari anche in altri punti della regione toscana particolarmente turistici e presi d'assalto. Noi ci siamo presi i primi 6 giorni del camper e poi lo cediamo ai colleghi della Costa del Nord. Chiaramente, visto che è andata così bene, speriamo che alla fine di agosto, quando è completato il giro, il camper rimanga a disposizione per le vaccinazioni e possiamo fare anche dei passaggi ulteriori, e parlo del camper della regione toscana. Poi può anche darsi che la sud-est trovi il modo anche di organizzarsi in casa, ci stiamo pensando, proprio visto il buon risultato. Più che altro pensiamo non solo ai luoghi dove ci sono tante persone, ma la nostra preoccupazione resta quella di andare a stanare le persone che ancora non si sono vaccinate, quindi avvicinarsi il più possibile alle comunità che ancora hanno un grado di vaccinazione un po' più basso rispetto alla media della nostra ASL. Siamo tornati in Via delle Province per vedere a che punto sono i lavori del comune nell'area verde che per anni è stata usata come una discarica nascosta dalla folta vegetazione e di cui avevamo mostrato le immagini nello scorso mese di maggio. I condomini della palazzina vorrebbero però un intervento più drastico. Una distesa di vetri, ferro arrugginito, plastica, questo è quello che rimane al momento nel terreno di proprietà del Comune di Siena in Via delle Province dopo un primo importante intervento di bonifica in cui sono stati tolti anche rifiuti pericolosi abbandonati da anni da cittadini con poco senso civico. E poi ci sono le zanzare, tante, che si riproducono nelle vasche e nei bidoni di raccolta di acqua piovana che si trovano all'interno degli orti abusivi, appezzamenti gestiti come discariche da chi da tempo si è impossessato della terra comunale. Abbiamo iniziato un dialogo con il comune e il comune non si è negato all'apertura verso i cittadini, ci ha detto, così come aveva anche dichiarato presso il giornale, che avrebbero fatto un intervento di bonifica molto importante. Hanno iniziato a lavorare su questo polmoncino verde che abbiamo qui nei paraggi, ma di fatto non è assolutamente sufficiente perché manca tutta una manutenzione ordinaria, oltre che straordinaria importante, della vegetazione che è ancora molto presente, e soprattutto dobbiamo cercare di capire come il comune intende gestire gli orti, che da quello che insomma c'è stato detto e ha dichiarato anche l'assessore, vanno appunto probabilmente regolarizzati, perché noi, i residenti, mi riferiscono che non si può tenere le finestre aperte, non si può rimanere neanche fuori, stazionare anche negli spazi condominiali, perché le zanzare sono veramente importanti ovunque. Quello che conta è che voi siete pronti a dare una mano all'amministrazione, magari anche in una gestione condivisa di questo spazio? Certamente, noi siamo assolutamente tutti disponibili e prontissimi a incontrare l'amministrazione, a dialogare con loro e a cercare insieme delle soluzioni ottimali. È chiaro che i privati non si possono far carico di una zona importante come questa in termini di dimensioni. Ed è l'assessore al decoro urbano del Comune di Siena, Silvia Buzzichelli, che ci ha risposto in merito allo stato dei lavori per rimettere in sesto la grande area verde in Via delle Province, come avete visto, per anni usata come discarica. C'è ancora molto da fare nel boschetto di Via delle Province, una grande area verde in stato di abbandono da decenni che il Comune di Siena sta cercando di recuperare. Un primo intervento per togliere gran parte dei rifiuti, anche pericolosi, è già stato fatto, ma il resto dovrà essere fatto manualmente dalle squadre degli operai del Comune. Quest'area è stata abbandonata per molto tempo, quindi abbiamo provveduto a fare una bonifica con una ditta esterna per un intervento pari a un costo di 11.000 euro e devo dire sono stati rimossi moltissimi materiali che durante il corso degli anni era stato così impropriamente abbandonato. Adesso ci stiamo attivando per una seconda tranche di questa bonifica perché tutto il materiale residuo che non è stato portato via mediante mezzi meccanici va rimosso a mano, per cui cerchiamo di attivarci con delle squadre anche interne al nostro comune per poter rimuovere le ultime parti di materiale abbandonato. Intanto gli orti abusivi e i capanni fatti di lamiere dovranno essere sgombrati, tutto adesso in carico alla Polizia Municipale.
quanto riguarda invece tutta la parte degli orti abusivi, le pratiche sono adesso in mano alla Polizia Municipale, perché come sapete in questi casi la procedura non può essere attivata direttamente dal Comune, ma il filtro è la nostra PM. Il futuro dell'area verde, una sinergia con i cittadini sarebbe la soluzione ottimale. Noi abbiamo in essere tanti patti di collaborazione con i nostri cittadini, con i comitati di quartiere, ben vengono le proposte anche da quella zona, noi saremo lieti di accoglierle e vedere in maniera sinergica se si può dare una nuova vita a questo spazio. Potrebbero cambiare gli equilibri interni alla Giunta De Mossi del Comune di Siena, con uno spezzatino dell'assessorato ai lavori pubblici che verrebbe diviso tra tre assessori. Un confronto politico si è tenuto ieri tra il primo cittadino e i partiti del centrodestra, compresa la lista Siena Aperta, escluse invece le altre liste civiche che avevano supportato la candidatura di De Mossi sindaco. Sentiamo Viola Carignani. Si è tenuto ieri un incontro tra il sindaco Luigi De Mossi e le rappresentanze politiche che esprimono un assessore in giunta per cambiare le deleghe agli assessori, escluse le liste civiche di maggioranza che non hanno assessori in campo. Un rimpasto che vedrebbe l'unico assessore civico della giunta De Mossi, Sara Pugliese di Siena Aperta, passare dai lavori pubblici alla cultura. Un tempo l'assessorato alla cultura era il posto più ambito al comune di Siena e aveva una certa rilevanza, cosa che nel tempo è andata perduta. De Mossi, lo ricordiamo, è stato eletto con il 36% dei voti di liste civiche o di cittadini che hanno dato fiducia all'avvocato senese, indipendentemente dal colore politico. Poi il 15% è arrivato dai partiti del centrodestra. Uno solo l'assessore che esprime la maggioranza delle preferenze ottenute da De Mossi, come dicevamo. Ad oggi, per avere la maggioranza, il sindaco in consiglio comunale deve ottenere almeno 17 voti, un numero non sempre facile da raggiungere. Per mantenere questo equilibrio il primo cittadino si trova a dover fare i conti con i partiti del centrodestra che rappresentano ad oggi tra i 15 e i 14 voti in consiglio comunale. E allora questo movimento di deleghe sembra più un modo per dare visibilità a certi assessori che quello di creare maggior sintonia tra la politica e gli uffici tecnici. Lo spezzatino dell'assessorato ai lavori pubblici infatti potrebbe essere suddiviso tra Silvia Buzzichelli, Paolo Bernini e Andrea Corzi, rispettivamente manutenzione, edilizia scolastica, impianti sportivi e poi strade e opere pubbliche. Ci spostiamo in Valdelsa, un investimento da 90.000 euro per consentire la riapertura dell'impianto di risalita di Colle Valdelsa. Lo ha annunciato in consiglio comunale il vice sindaco Stefano Nardi. Ma la Lega mostra scetticismo, sono soltanto parole, non c'è una data precisa su quando l'impianto sarà utilizzabile. Massimo impegno da parte del Comune per la riapertura dell'impianto di risalita a Colle di Valdelsa. Lo ha assicurato il vice sindaco Stefano Nardi nel corso del Consiglio Comunale di questa mattina riguardo all'ascensore che collega la parte alta della città con quella bassa e viceversa. In questo momento l'impianto è fuori servizio poiché è stata fatta una revoca del nulla osta, per questo nessuno, né i cittadini né i turisti, possono usufruire della struttura. Purtroppo, per fortuna, si tratta di un impianto utile ai residenti del castello e richiede attenzione, interventi e particolare attenzione, ha detto il vice sindaco Stefano Nardi. Abbiamo stanziato risorse per ottenere il nulla osta, ha spiegato, 180.000 euro per fare in modo che l'ascensore riapra. Nardi ha voluto ribadire che l'infrastruttura non sarà chiusa irrimediabilmente. Non è vero che non riaprirà più, ha precisato. Voglio tranquillizzare tutti che ci stiamo lavorando. Nardi parla di un sopralluogo che c'è stato con gli uffici tecnici. Sono necessarie, dice il vice sindaco, operazioni puntuali e precise delle quali abbiamo stimato 80-90.000 euro di costo. I lavori che devono essere fatti servono a sistemare le parti ammalorate della struttura metallica dove poggia l'ascensore. Il percorso amministrativo sta andando avanti con procedure formali per i lavori di revisione periodica dell'ascensore, ma non sarà un intervento breve e rapido. Non saranno lavori lampo, avverte Nardi, garantisco massimo impegno della giunta e dell'amministrazione. Noi non siamo soddisfatti, dice il leghista Calò. Non siamo soddisfatti noi, come non lo sono i colligiani ed i commercianti della città. Ad oggi non c'è una data certa sulla riapertura dell'ascensore. Va avanti la collaborazione tra la polisportiva Virtus Poggibonsi e l'Accademia Musicale Chigiana. Ieri alla Basilica di San Lucchese è andato in scena il concerto degli allievi del corso di canto
del maestro William Matteuzzi. Il servizio. Sarà un concerto, diciamo, abbastanza classico, perché insomma sono quasi tutte arie piuttosto conosciute, per cui diciamo lo potremmo definire un concerto popolare, però con delle arie insomma di una certa difficoltà, per cui diamo la possibilità a questi ragazzi di potersi esprimere ancora una volta, poter fare un po' di palestra, che hanno già fatto ampiamente in questi giorni perché è stato un anno abbastanza massacrante di super lavoro, e anche una prova per loro di controllo delle loro possibilità, della loro resistenza, e vedere dopo 20 giorni di lavoro terribile, due spettacoli d'opera e altri due concerti, vedere come reggono, perché per noi è molto importante valutarli anche da questo punto di vista, ma si batteranno come dei leoni. Teniamo in modo particolare a fare comunità, per cui la musica a nostro avviso ha un linguaggio che è universale, quindi parla a tutti. E diciamo è importante perché apre il cuore, illumina la mente e fa comunità. Ecco, quindi diciamo noi questi obiettivi le vogliamo trovare. Questa comunità da mano a mano con gli anni si è formata. Perché? Perché abbiamo dei valori che diciamo condividiamo, quali il rispetto, la stima reciproca, la disponibilità, il sentirsi in comunione fra di noi. Quindi da mano a mano ci rafforziamo e francamente siamo soddisfatti. Un nuovo mezzo di soccorso grazie alle risorse del 5 per 1000 è la decisione della pubblica assistenza di Poggi Bonzi per offrire un servizio ancora migliore nella sua azione di volontariato. In questo modo intendiamo guardare al futuro, afferma il presidente Fabrizio Fabiani. Un nuovo mezzo di soccorso grazie al 5 per 1000 è la scelta della pubblica assistenza di Poggi Bonzi per un contributo in media di circa 20.000 euro arrivato ogni anno, dati che anche nel 2021 hanno tutte le possibilità di essere confermati. Il 5 per 1000 è possibile accederlo durante le dichiarazioni dei redditi, il che vuol dire che c'è tempo fino al prossimo mese di settembre. Da parte nostra continuiamo a lavorare per il mondo solidale e per il servizio alle persone in cui crediamo, spiega il presidente Fabrizio Fabiani. Tutto questo a partire dalla riorganizzazione dell'associazione e dai suoi valori fondanti. Negli anni scorsi il contributo del 5 per 1000 è sempre stato utilizzato per coprire la rata del mutuo contratto al momento della realizzazione della nuova sede. Invece qualcosa è cambiato da quest'anno. Abbiamo deciso di dedicare il contributo relativo ai redditi 2019 all'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso, fa notare Fabiani. Questo indirizzo è stato assunto con la delibera approvata nell'ultimo consiglio del mese di luglio scorso. È un modo per guardare avanti, dice Fabiani, ai bisogni della collettività in cui siamo inseriti, di cui facciamo parte. La pubblica assistenza di Poggi Bonzi è una comunità formata da 1589 soci attivi. Fino a fine luglio 2021 sono state rinnovate già 1077 tessere. Se sui redditi 2018 il 5 per 1000 aveva complessivamente contribuito ad un importo di 20.000 euro, il 2019 ha portato un contributo superiore ai 19.000. La media di questi e degli anni precedenti, come detto, si attesta sempre attorno ai 20.000 euro. Siamo soddisfatti del numero di tessere rinnovate. È il segno di una fiducia che ci viene confermata, chiude Fabiani. Nuove scale a radicofani per collegare via Luchini a piazza Anita Garibaldi. Ce ne parla il sindaco Francesco Fabrizi. La presenza di molti turisti per la settimana di Ferragosto ha trasformato l'inaugurazione delle nuove scalette di via Canini a Radicofani quasi in una festa. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid è avvenuto infatti il taglio del nastro per un'opera attesa da tempo e destinata, come ha spiegato il sindaco, ad aprire nuovi scenari per l'utilizzo della tipica pietra radicofanese con cui le scale sono state realizzate. Nell'occasione è stata riqualificata anche l'area che costeggia la scalinata con la realizzazione di una fontana. Questa sera siamo qui per questa piccola inaugurazione di questa opera pubblica realizzata proprio all'interno del centro storico per valorizzare una zona che aveva proprio bisogno di un intervento, che sono le scale che collegano piazza Anita Garibaldi a via Odoardo Luchini. È stato un recupero importante che ha visto impegnato tutta l'amministrazione comunale. Siamo riusciti a fare questo grazie ad un finanziamento del GAL Leader, praticamente sono fondi europei,
una parte del finanziamento è del Comune di Radicofani, quindi un intervento di circa 75.000 euro che sistema un'area che veramente aveva bisogno del nostro Comune. L'importante è ripartire, questa è un'occasione per dimostrare che ci siamo, che l'amministrazione comunale c'è sempre stata anche nel settore delle opere pubbliche. Adesso parliamo di sport, torna il pubblico sugli spalti dei palazzetti sportivi d'Italia. Il nuovo decreto che introduce il Green Pass obbligatorio prevede anche che il numero di spettatori non possa essere superiore al 35% della capienza massima delle strutture. Nessuna problematica per volley e basket, la Emma Villas Ubei Siena e la Menzana Basket 1871 esprimono soddisfazione perché finalmente potranno riabbracciare metaforicamente i loro tifosi. I campionati sportivi stanno per ripartire e una delle questioni più calde è quella relativa al pubblico e ai tifosi presenti nei palazzetti di tutta Italia. Se per il calcio è arrivata la decisione di una riapertura al 50% degli spalti, cosa diversa è per gli sport al chiuso. Infatti, secondo il nuovo provvedimento del governo e del Comitato Tecnico Scientifico, non sarà possibile superare del 35% la capienza massima delle strutture. Una decisione che ha generato qualche malumore tra le società e le federazioni cestiste e pallavoliste, che chiedono di rivedere la norma e portare la soglia di presenza almeno al 50%. Notizia appresa anche in casa Emma Villas Ubei Siena e Menzana Basket 1871, che disputeranno i loro campionati al Palaestra. Un 35% che diciamo va in linea con quelle che erano le nostre aspettative. La richiesta era di un 50%, sapevamo che sarebbe stato difficile arrivare a questo 50%, arrivare comunque con la possibilità di iniziare ad un 35% crediamo possa comunque essere un qualcosa di un buon risultato, ecco, almeno per questo inizio della stagione. Ci auguriamo ovviamente che nel percorso della stagione si possa pian piano tornare ad una normale apertura al pubblico. Per quanto ci riguarda è chiaro che il 35% della capienza del nostro palasport sarebbe già un buonissimo compromesso per noi. Tornare ad avere qualcuno al palazzetto è fondamentale, è chiaro che senza limitazioni sarebbe tutto molto più bello, però sappiamo la situazione che tutti quanti stiamo vivendo. L'importante è non ripetere una stagione completamente a porte chiuse, perché questo sarebbe veramente molto negativo sia per la società, ma credo anche per lo sport in generale, per il seguito che questo sport merita di avere e tutti gli sport al chiuso meritano di avere. Per cui, per quanto ci riguarda, il 35%, visto che abbiamo la fortuna di avere un impianto con una capienza importante, sarebbe già una quota soddisfacente. Capisco che per chi ha impianti più piccoli il 35% possa non esserlo altrettanto. Tanto. Parliamo di volley, il raduno della Emma Villas Siena si svolgerà lunedì 16 agosto al Palaestra. Manca quindi solamente una settimana all'inizio della preparazione per la squadra bianco-blu. La società sta anche finendo di allestire il programma di quelle che saranno le amichevoli precampionato. Ne verranno effettuate circa 10 e in esse la compagine senese sfiderà squadre di Superlega, Serie A2 e Serie A3. Ce ne parla il vicepresidente Guglielmo Ascheri. Tra il 16 e il 18 agosto inizia la preparazione atletica, vedendo poi l'inizio del campionato nella prima decade di ottobre, quindi avremo queste 6-7 settimane di preparazione per preparare il gruppo al meglio e farsi trovare pronti subito fin dall'inizio della stagione. Un precampionato ricco di amichevoli saranno anche con squadre importanti, blasonate, con giocatori di caratura mondiale, quindi. E non solo, ovviamente avremo un buon range di partite nel quale cimentarsi e nel quale metterà frutto quelle saranno le indicazioni e le varie tattiche di coach Tubertini. Diciamo è stata la nostra impostazione di quest'anno cercare di giocare il più possibile, proprio anche in virtù, no, di questa lunga sosta che abbiamo avuto, e abituare il gruppo a entrare subito in ritmo partita il prima possibile. Tra l'altro è un gruppo che è abbastanza nuovo nei vari giocatori, e quindi giocare il più possibile, giocare anche con squadre e con roster con forze diverse è un qualcosa che a nostro avviso potrà esserci utile fin dall'inizio della stagione.
Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, io vi lascio alle previsioni del tempo e subito dopo al nostro format con Veronica Costa e Dario Di Prisco, Bianconeri in ritiro, poi la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.